Salve a tutti i nostri video utenti del canale YouTube di Italia Medievale. Oggi per le nostre video presentazioni siamo particolarmente felici di presentare un interessante saggio appena uscito per i tipi del Mulino, L'elefante di Carlo Magno, il desiderio di un imperatore, il sottotitolo, e ne parleremo, di Giuseppe Albertoni, 184 pagine per soli 16 euro, quindi un acquisto assolutamente alla portata di tutti. Giuseppe Albertoni insegna storia medievale all'Università di Trento e sono felice di lasciare a lui la parola per ascoltare cosa ci racconta di questo elefante di Carlo Magno. Prego. Buon pomeriggio e ringrazio molto gli organizzatori di questo incontro per avermi dato la possibilità di presentare questo libro. E, come è stato detto, il sottotitolo del libro è Il desiderio di un imperatore e possiamo dire un po' la tesi centrale del mio libro è proprio questa, cioè il fatto che l'arrivo del famoso elefante alla corte di Aquisgrana di Carlo Magno non vada ricondotto soltanto all'interno del contesto di scambi e di doni che in quella fase storica era usuale tra grandi sovrani del tempo, ma sia riconducibile anche a un desiderio espresso da Carlo Magno. In realtà questo ci viene detto già dal primo biografo di Carlo Magno, Eginardo, autore della famosa Vita Caroli, la vita di Carlo Magno, una biografia che fu scritta subito dopo la morte di Carlo Magno, avvenuta nell'814, per alcuni studiosi negli anni immediatamente successivi alla sua morte, per altri studiosi, e questa è oggigiorno la ipotesi più accreditata, scritta tra gli anni 828-830. Ebbene, all'interno di questa biografia, Eginardo dedica alcune righe ai rapporti tra Carlo Magno e Harun al-Rashid. Harun al-Rashid, ne parleremo tra breve, era il califfo. Era colui che in questa fase storica era a capo del grande califfato che si era affermato nei decenni precedenti. In Eginardo e in altre fonti carolinge, il califfo viene rappresentato come re dei persiani. E si riprende quindi un'immagine antica, gli antichi imperatori persiani, un'immagine che viene sovrapposta a quella reale di califfo di Baghdad. Perché viene fatto? Perché, ricordiamoci, siamo in un'epoca storica in cui per chi scrive storia non è importante l'originalità, ma è importante soprattutto riprendere alcuni grandi modelli dal passato per celebrare con essi anche la figura dei personaggi che si vogliono presentare o esaltare. Questo avviene con Carlo Magno, che Eginardo tratteggia a partire dalla figura di Augusto, e stabilendo quindi un rapporto diretto, esplicito, soprattutto per la stretta cerchia dei suoi lettori intellettuali della corte di Carlo Magno, tra appunto il grande sovrano franco e questo grande imperatore del passato. Ecco che si crea questo legame tra presente e passato, ed è in questo contesto che Eginardo ricorda che tra i tanti doni ricevuti da Harun al-Rashid, Carlo Magno avrebbe ricevuto anche un elefante. E Eginardo ricorda anche che fu Carlo Magno a richiedere l'elefante, una affermazione molto spesso non tenuta in considerazione da parte di chi ha studiato l'episodio dell'arrivo dell'elefante presso la corte di Carlo Magno. E allora,
Se lei è d'accordo, naturalmente, se vuole interrompermi, è sempre molto, sono sempre molto gradite le domande, le osservazioni. Ecco, io adesso racconterei in questa maniera tutta la vicenda. Mi soffermerei prima molto molto brevemente per ricordare chi erano Carlo Magno e Harun al-Rashid in questo momento, dopodiché cercheremo di ricostruire come avvenne l'arrivo dell'elefante e poi cercheremo di capire perché Carlo Magno desiderava un elefante, cosa significava un elefante per un sovrano di questa fase storica. E poi naturalmente sono a disposizione, come dicevo prima, per rispondere a domande e curiosità. Ecco, se vuole No, chiedere qualcosa, se no procedo. sì, mi sembra Procedo. la giusta esposizione. D'accordo, allora ringrazio. Allora, ricordiamoci che stando a quanto ci dice Eginhardo e stando a quanto ci dicono poche altre fonti dell'epoca, in particolare gli Annales Regni Francorum, e c'è una narrazione storico-narrativa scritta in ambienti molto vicini a Carlo Magno, quasi in presa diretta, ecco, la richiesta dell'elefante fu fatta da Carlo Magno attorno al 700 97, ecco, diciamo così, o almeno in questa fase storica, e gli fece partire degli inviati su cui ci soffermeremo tra breve, che andarono dal califfo per chiedere l'elefante. Ecco, e Carlo Magno in questo momento, come ben sappiamo, era all'apice di quella che possiamo definire la sua potenza, la sua carriera. Ricordiamoci, nel 774 aveva conquistato il regno dei Longobardi, nel 788 aveva conquistato l'importante ducato di Baviera e sconfitto il suo cugino Tassilone III, che era anche, possiamo dire, un suo avversario col quale si era confrontato molto duramente, e proprio l'anno prima, se vogliamo prendere 797 come riferimento, della richiesta dell'elefante, con l'aiuto del figlio Pipino, che era, diciamo tra virgolette, re d'Italia, a cui aveva affidato la difesa militare di quella che era stata l'Italia longobarda, ecco, nel 796 aveva sconfitto gli Avari. Altro, possiamo dire, antagonista che lo aveva accompagnato per alcuni anni e che aveva sconfitto con una campagna militare che si era conclusa anche con l'ottenimento di un ricchissimo bottino. E contemporaneamente, proprio in questi anni, si stava concludendo anche la lunga guerra contro i Sassoni, caratterizzata da continue operazioni che, attualizzando un poco, potremmo definire operazioni di guerriglia da parte dei Sassoni contro l'esercito organizzato di Carlo Magno. Quindi Carlo Magno era l'apice della sua potenza. In più, siamo in una fase storica in cui alcuni eventi inaspettati accelerarono un processo che era già, possiamo dire, in elaborazione da parte degli intellettuali della corte di Carlo Magno, cioè un processo che avrebbe dovuto portare all'acquisizione del titolo imperiale, che ricordiamoci, in Occidente mancava dalla famosa deposizione di Romolo Augustolo, mentre imperatori romani c'erano ancora a Costantinopoli ed erano quelli che noi oggi definiamo come imperatori bizantini. Però a Bisanzio, sempre in questo torno di tempi, era successo un fatto particolare, e cioè Irene, l'imperatrice, che aveva assunto la reggenza durante la minore età del figlio, essendo rimasta vedova, quando il figlio Costantino VI avrebbe dovuto prendere in mano le redini dell'impero, invece di, possiamo dire, farsi da parte, possiamo dire, lo rese inabile al governo, accecandolo e provocandone indirettamente la morte. Si trattava di un fatto che creava un unicum, e cioè la presenza di un imperatore donna alla guida di quello che era considerato l'erede dell'impero romano di antiche tradizioni. Ecco che dal punto di vista
possiamo dire, della Chiesa di Roma, dal punto di vista dell'entourage di Carlo Magno, il titolo imperiale poteva essere considerato vacante, perché non si riteneva naturalmente legittimo il fatto che venisse portato da una donna. Siamo in un contesto, come sappiamo, molto spesso venato di misoginia. Ed ecco che allora si parla in alcune fonti di Femminum Imperium e questo Femminum Imperium accelera un processo che era già in atto, cioè quello di cercare di riportare il titolo imperiale in Occidente. E questo processo è poi favorito anche da un altro fatto, e cioè che nel 795 era stato eletto un nuovo Papa, Leone III, all'interno di molte, possiamo dire, opposizioni, e tutto sfociò poi in un famoso attentato nei confronti di Papa Leone III, che fu, secondo le fonti del tempo, a sua volta anche sottoposto a, possiamo dire, un'aggressione terribile che gli avrebbe costato gli occhi e la lingua. Da quello che succede poi sappiamo che ciò non accade, ma ciò che per noi è importante è che Carlo Magno si inserì in questo contesto, i suoi uomini liberarono dai suoi nemici Leone III, lo portarono sul fronte della guerra con i Sassoni, cioè a Paderborn. Qui noi non sappiamo esattamente che cosa accade, ma molto probabilmente fra i due vi fu un accordo. Il Papa poi tornò a Roma, scortato dagli uomini di Carlo Magno, e Carlo Magno giunse subito dopo, e venne organizzato un grande processo pubblico al Papa, il cui giudice supremo era Carlo Magno, che naturalmente assolse il Papa, e il giorno dopo avvenne la famosa incoronazione imperiale. Ecco, l'incoronazione imperiale, noi sappiamo, viene riportata da varie fonti. Abbiamo sempre Ginardo che ci dà una indicazione che solo lui riteneva di poterci dare. E cioè ci dice che Carlo Magno era così irritato per le modalità attraverso le quali l'incoronazione era avvenuta, che se solo lo avesse saputo non avrebbe mai messo piede in San Pietro. Ecco, e su questa affermazione gli storici discutono, hanno discusso tantissimo e non entriamo adesso nelle varie proposte, però ricordiamoci che con questa annotazione Eginardo voleva dimostrare anche di essere un confidente di Carlo Magno, di conoscere qualcosa che solo lui conosceva, perché era stato il più stretto collaboratore di Carlo Magno. Ecco, a questo stesso contesto dobbiamo ricondurre anche la notizia che Carlo Magno avrebbe chiesto un elefante a Harun al-Rashid. Solo uno stretto collaboratore, come era stato Eginardo, poteva sapere, ecco, che era stata fatta questa richiesta. E la richiesta fu fatta a Harun al-Rashid, che è il grande califfo appartenente alla dinastia degli Abbasidi, che aveva preso la guida del califfato a metà del secolo VIII. E Harun al-Rashid, dicevamo, è molto conosciuto, la sua memoria è stata tramandata soprattutto attraverso i racconti delle Mille e una Notte, che l'hanno presentato come il sovrano giusto, colto, insomma un sovrano, possiamo dire, per molti aspetti idealizzato, così come accade anche per Carlo Magno, poi per altri versi. E sicuramente Harun al-Rashid in questo periodo era il sovrano che Carlo Magno riteneva essere l'unico, diciamo così, al suo livello. Solo con lui, ci dice Ginardo, egli aveva un rapporto alla pari. Con tutti gli altri sovrani invece aveva un rapporto, possiamo dire, asimmetrico, in cui lui era più in alto, gli altri, diciamo così, più in basso. Quindi si crea questo rapporto. E questo rapporto si crea perché i due hanno anche interessi comuni. E può sorprenderci oggi che l'appartenenza religiosa non giocasse un ruolo particolare nei loro rapporti. E le fonti di parte franca non ci dicono assolutamente niente sull'appartenenza religiosa di Harun. Ci dicono solo di questo rapporto stretto e ci ricordano appunto come questi sovrani avessero un unico interessi comuni. E perché erano comuni? Perché avevano dei nemici, possiamo dire, comuni. Questi nemici erano appunto i sovrani bizantini, a fase altalenante, però possiamo dire erano una spina nel fianco, e gli altri erano gli emiri di Cordova,
E ricordiamoci che l'Emirato di Cordova non aveva accettato la, possiamo dire, nuova dinastia Abbaside e quindi era un'entità politica e musulmana ma autonoma rispetto al califfato Abbaside. E Carlo Magno aveva sempre avuto delle difficoltà di rapporti con gli emiri di Cordova. Ricordiamoci che in questo contesto avviene anche la sfortunata, dal suo punto di vista, missione che si concluse con la disfatta di Roncisvalle. Ecco, quindi siamo in questo contesto. E questo è il contesto nel quale, questo contesto che io nel mio libro ho definito come un contesto quadripolare dal punto di vista politico, dobbiamo ricordarci sempre qual è il contesto euro-mediterraneo, e questo spesso non è stato fatto nello studio della figura di Carlo Magno. Ecco, in questo contesto quadripolare, Carlo Magno decide di inviare dei suoi ambasciatori, chiamiamoli così, da Harun al-Rashid. Egli ne sceglie tre, almeno o di tre ci viene portato il nome. Non ve l'elenco tutti e tre, ve ne ricordo solo uno, molto importante, e cioè un ebreo di nome Isacco. Diciamo, la delegazione che Carlo Magno manda da Harun al-Rashid è guidata da questo ebreo. E di nuovo vediamo come siamo allora all'interno di un contesto in cui l'elemento religioso è sì certamente molto importante, ma non è dirimente in determinati rapporti e intrecci tra persone. È negli Annales Regni Francorum che ci viene raccontato, purtroppo in pochissime righe, l'invio di questi ambasciatori dal califfo Harun al-Rashid. Non so se ha qualcosa da chiedere o se vuole che vada avanti. Non interrompiamo. Va bene, allora procedo, non voglio essere troppo noioso. Certo. Allora, ecco, ricordiamoci che le fonti che noi abbiamo, purtroppo, e lo dico magari per chi non avesse mai letto dei testi storico-narrativi dell'età carolingia, sono poco descrittive, perché sono testi che si rivolgevano soprattutto ai contemporanei, non sono tanto pensate per i posteri, sono pensate per i contemporanei e sono pensate per, possiamo dire, consolidare una ricostruzione degli eventi che era strettamente legata anche a, possiamo dire, gli equilibri politici del tempo. Quindi le fonti che noi abbiamo, in particolare Ginardo e gli Annales Regni Francorum, sono fonti strettamente legate a Carlo Magno. In qualche maniera ci tramandano una ricostruzione della storia, diciamo così, come l'avrebbe voluta tramandare e trasmettere Carlo Magno. Ecco, e quindi non stanno tanto a descrivere delle cose che danno per scontate per chi, la stretta cerchia che avrebbe dovuto leggere questi testi. Ricordiamoci, non sono testi come quelli odierni, un testo di storia che uno scrive e poi spera che venga letto, ma sono testi che erano scritti per girare in un ben preciso ambiente. Quindi chi scriveva sapeva già chi erano i potenziali lettori. Quelli che per noi sono testi appunto di storia medievale, per chi li stava scrivendo erano testi di storia contemporanea, quindi ecco, di questo scrivevano loro a persone che erano già molto informate. E quindi gli Annales Regni Francorum non ci descrivono nulla di preciso di questo invio, ci dicono che però l'ebreo Isacco partì. Probabilmente l'ebreo Isacco era possiamo dire, oggi diremmo un mediatore culturale, probabilmente parlava più lingue e forse era un mercante e comunque era in grado poi di interloquire anche con Harun al-Rashid, con la sua corte, con i suoi uomini. E noi non abbiamo una descrizione del viaggio che fecero costoro. E abbiamo però una fonte molto interessante che ci dà qualche piccolo spunto, cioè una fonte agiografica dedicata alla traslazione del corpo di San Genesio che fu organizzata dal conte di Treviso. Il conte di Treviso del tempo era, diciamo, dicono gli storici medievisti, di origine transalpina, cioè non era italico, ma era giunto in Italia al seguito, possiamo dire, di Carlo Magno, probabilmente era alamanno, cioè era della zona del lago di Costanza, per dirla in maniera semplice. E
Lui, come molto spesso accadeva in questo periodo, voleva rafforzare anche le chiese della sua città, del suo luogo, con la presenza di reliquie che avrebbero dovuto dare prestigio, ecco, alle chiese stesse. E quindi mandò una sua missione per recuperare delle reliquie, in particolare lui era interessato a queste reliquie di San Genesio. E... purtroppo non sappiamo perché proprio questo santo, però le nostre fonti da questo punto di vista non ci aiutano. Però nel racconto dell'invio di questi, degli inviati del conte di Treviso, abbiamo una annotazione molto interessante. Ci viene detto che mentre stavano per imbarcarsi vicino a Venezia, incontrarono gli inviati di Carlo Magno che stavano andando a chiedere l'elefante. E qui abbiamo una seconda attestazione che l'elefante era richiesto, non era un semplice dono come tanti altri. Ecco che allora noi sappiamo che sicuramente gli inviati giunsero fino all'Alto Adriatico, molto probabilmente salparono, come spesso accadeva, con altri viaggiatori. In genere arrivavano nei porti, cercavano di vedere se c'era qualcun altro che voleva aggregarsi, si mettevano d'accordo per partire assieme con una nave che... come spesso accadeva in questo periodo, molto probabilmente costeggiava, andava di cabotaggio, cioè costeggiava, possiamo dire, le coste adriatiche, giunse fino a Gerusalemme. Poi a Gerusalemme, ci viene detto in questa fonte geografica, il gruppo si divise e gli inviati di Carlo Magno chiesero agli altri di aspettarli, dicendo che loro sarebbero andati appunto a Baghdad a prendere l'elefante. Gli inviati del conte di Treviso aspettano, e quelli di Carlo Magno non tornano, e quindi a un certo punto tornano per conto loro. E quindi purtroppo non abbiamo altre notizie da questa fonte, però ecco, è importante vedere che allora il luogo di ritrovo era a Gerusalemme, quindi noi pensiamo molto probabilmente che una volta preso l'elefante, ricevuto l'elefante, e Ginardo ci dice che era l'unico che Harun al-Rashid aveva, una notazione forse per dare ancora maggior prestigio e pregio al dono, ecco, e sappiamo che poi con questo elefante... l'ebreo Isacco tornò probabilmente a Gerusalemme. E Gerusalemme era molto importante in questo periodo, c'erano presenze cristiane e molto probabilmente anche i rapporti tra Carlo Magno e Harun al-Rashid erano anche dovuti al fatto che Carlo Magno voleva assumere lui la tutela dei cristiani di Gerusalemme al posto dell'imperatore bizantino. Ecco, in questo contesto probabilmente Isacco giunse con il suo seguito, con l'elefante, a Gerusalemme. Dobbiamo immaginare problemi logistici a spostare l'elefante, dobbiamo immaginare tutto il foraggiamento, insomma è molto complicato fare un lungo viaggio con l'elefante al seguito, quindi sicuramente c'erano anche altre persone che non vengono citate nelle nostre fonti. Nelle nostre fonti non ci viene detto neanche che itinerario seguisse Isacco con il suo elefante, ma noi sappiamo che molto probabilmente procedette lungo la costa, però via terra, giungendo fino più o meno all'odierna Tunisia. Non poteva più imbarcarsi dalle coste vicino a Gerusalemme, perché i rapporti con i bizantini in questo momento erano molto tesi e quindi era, possiamo dire, non era possibile organizzare un trasbordo di un elefante. E lui giunse nell'odierna Tunisia e da qui furono inviati da parte degli uomini di Harun al-Rashid e degli altri inviati da Carlo Magno. Carlo Magno in questo momento stava tornando in Italia dopo l'incoronazione imperiale. E ricordiamoci, venne incoronato imperatore il 25 dicembre dell'Ottocento, la Pasqua successiva lui abbandona Roma, quindi era rimasto a Roma fino a Pasqua, rimasto alcuni mesi, e riparte, seguendo la via Flaminia. E prima parte del viaggio è piuttosto sfortunata perché arriva in Umbria e c'è un terremoto, ma insomma riesce a procede fino a Ravenna, poi da Ravenna a Pavia, e proprio mentre si trovava possiamo dire vicino a Pavia viene raggiunto dalla notizia che l'elefante sta arrivando. Egli però non può aspettare, perché sennò avrebbe corso il rischio di attraversare le Alpi in autunno, quando era più pericoloso, e quindi procede verso Aquisgrana.
E nel frattempo deve organizzare un suo uomo, deve organizzare tutta la logistica del trasporto. Non sappiamo come abbia fatto, però l'elefante viene messo su una nave, immaginiamo che nave, e viene portato fino a Porto Venere. Anche qui non sappiamo come mai proprio Porto Venere, però questa è la località che ci dicono le nostre fonti. E da Porto Venere poi viene portato fino a Ivrea, Vercelli, da dove avrebbe dovuto poi prendere la strada per il Gran San Bernardo. Però ormai è quasi autunno e quindi Isacco con il suo seguito, con l'elefante, deve rimanere fino alla primavera successiva a Vercelli e poi ripartire, fare il Gran San Bernardo, seguire quella che veniva dalle fonti del tempo chiamata strada alemannica e poi arrivare fino ad Aquisgrana, dove fu accolto da Carlo Magno attorno al 20 di luglio, quindi con un viaggio che era durato veramente molto. Ecco, questo è l'arrivo dell'elefante e questo è quello che noi sappiamo del passaggio. Però io mi sono domandato poi perché è un elefante. Cioè, molto spesso nelle biografie di Carlo Magno si racconta questo episodio e lo si riconduce sempre a allo scambio di doni che ci fu tra Carlo Magno e Harun al-Rashid. E Carlo Magno aveva ricevuto da Harun al-Rashid anche un enorme orologio ad acqua, era al massimo della tecnologia del tempo. Però ecco, pochi hanno fatto attenzione sul fatto che appunto l'elefante l'ha richiesto. E allora mi sono domandato perché lo richiede. E allora ho cercato di capire qual erano le conoscenze sugli elefanti in questo periodo. E diciamo che ho individuato, ecco, diciamo così, tre grandi ambiti di conoscenza. L'ambito, diciamo, naturalistico, che faceva riferimento soprattutto alle descrizioni che ci aveva dato Plinio, che poi erano state riportate da una serie di autori successivi. Poi abbiamo l'ambito della simbologia cristiana, le cui conoscenze sono state trasmesse soprattutto da parte di un'opera che è considerata come il grande predecessore di tutti i bestiari medievali, cioè il Fisiologo. E infine c'era la tradizione, possiamo dire, imperiale romana, che in parte si intrecciava con la prima di queste tradizioni che ho cercato adesso di richiamare. Ecco, io ho pensato che fosse soprattutto quest'ultima ad aver mosso Carlo Magno, proprio perché, come abbiamo visto, la richiesta dell'elefante avviene nel turno di tempo 797-802, in cui abbiamo l'incoronazione imperiale, in cui abbiamo tutti quegli elementi che ho cercato di richiamare molto brevemente prima. Da questo punto di vista io ho un po' contestato, diciamo così, l'ipotesi di un grande storico che io ammiro molto, si chiama Paul Edward Dutton, che ha scritto un libro molto bello su dove raccoglie vari saggi, tra cui uno veramente bellissimo sui mustacchi, sui baffi di Carlo Magno. Però ecco, c'è un suo saggio qui all'interno di questo libro che si intitola appunto in inglese proprio I baffi di Carlo Magno, che mi ha affascinato da un lato, ma mi ha lasciato un po' perplesso dall'altro. Cioè, Dutton dice, Carlo Magno voleva costruire presso la corte di Aquisgrana una sorta di grande giardino zoologico che doveva riprodurre in terra il paradiso. Cioè, voleva costruire una sorta di paradiso in terra al cui interno vi erano gli animali più preziosi ed esotici. E per questo avrebbe chiesto l'elefante. Primo momento mi sembrava interessante, però poi sono andato a vedermi tutte le fonti che Dutton aveva preso per suffragare questa sua ipotesi e ho visto che si trattava di fonti soprattutto dell'età di Ludovico il Pio e difficilmente, possiamo dire, retrodattabili, soprattutto poi anche interpretate forse un po' con una certa, forse dal mio punto di vista, poi sarebbe bello discutere, però con una certa forzatura.
Poi c'è il fatto che l'elefante, da un punto di vista, possiamo dire, della simbologia cristiana, ha un'immagine ambivalente, perché, come viene ricordato nel fisiologo, da un lato egli può essere interpretato anche come la figura di Cristo, per motivi che dirò tra breve. Dall'altro lato, però, l'interpretazione più ampia, su cui anche il fisiologo si sofferma, è quella secondo la quale l'elefante sarebbe stata immagine di Adamo ed Eva, dei primi peccatori. E nel fisiologo si racconta infatti che l'elefante maschio sarebbe stato privo di concupiscenza, quindi non aveva desiderio sessuale. E il desiderio sessuale glielo avrebbe acceso soltanto l'elefantessa, facendogli mangiare la mandragola. E mangiando la mandragola, poi l'elefante, diciamo, sarebbe un po' rinvigorito, ecco, diciamo così, e così sarebbe stato possibile anche procreare altri elefanti attraverso una vicenda, insomma, piuttosto interessante. Cioè, si viene raccontato che il piccolo elefante sarebbe nato poi nell'acqua sarebbe stato posto in pericolo dal serpente, che naturalmente poteva rappresentare il diavolo. Insomma, sono tanti aspetti che adesso, su cui non voglio banalizzare troppo, però ecco, ricordiamoci, c'è questa tradizione che non fa dell'elefante, da un punto di vista della simbologia cristiana, un animale, possiamo dire, totalmente positivo. Anzi, il maggiore enciclopedista dell'età carolingia, Rabano Mauro, lo presenta proprio come l'emblema del peccatore. E laddove viene rappresentato come animale cristologico, questa rappresentazione è collegata anche a una interpretazione fisiologica, cioè perché si riteneva che l'elefante non avesse le ginocchia e quindi non fosse in grado di accucciarsi, ecco. E quindi, qualora fosse caduto, non sarebbe più stato in grado di alzarsi da solo. Ecco, anche qui c'è una narrazione in cui si rappresenta poi un elefante che cade, e altri elefanti che arrivano, lo sollevano, quindi anche qui di nuovo una rappresentazione che, possiamo dire, da un lato ci riconduce alla caduta, al peccato, dall'altro al risorgere e appunto quindi all'immagine di Cristo. Però, ecco, siamo di fronte a un'interpretazione ambivalente che, dal mio punto di vista, forse non giustificava una richiesta come quella che fu di Carlo Magno. Dal mio punto di vista, molto probabilmente egli fu maggiormente influenzato invece dagli intellettuali della sua corte, che richiamavano molti aspetti della regalità antica, e tra questi aspetti vi era anche il fatto che il vero imperatore dell'Occidente doveva ricevere grandi doni dall'imperatore d'Oriente, soprattutto facendo riferimento a fonti storico-narrative tardo-antiche. Ecco, si sapeva che molto spesso gli imperatori d'Oriente, in particolare gli imperatori persiani, inviavano elefanti agli imperatori d'Occidente. E l'elefante poi aveva un'importanza anche dal punto di vista militare, pensiamo poi era strettamente collegato anche alla figura di Alessandro Magno, insomma, che a sua volta era modello di regalità per Carlo Magno. Ecco, quindi io ho ritenuto, partire da questi vari indizi che adesso sto cercando di sintetizzare al massimo, che fosse questa la, possiamo dire, la cornice all'interno della quale noi possiamo ricondurre il desiderio di Carlo Magno di avere un elefante. Un elefante che noi sappiamo egli tenne presso la corte di Aquisgrana, ma non penso in una, appunto, una sorta di grande giardino zoologico di cui non abbiamo nessuna attestazione per la sua epoca. Io penso che se ci fosse stato da qualche parte, insomma, sarebbe stato anche ricordato. E noi abbiamo un monaco irlandese di nome Dicuil, che però ci ricorda di aver visto l'elefante di Carlo Magno. Lui riporta questo ricordo all'interno di una sua trattazione, dove discute di nuovo la vicenda del fatto che gli elefanti avessero o meno le ginocchia. Lui dice: certo che ce l'avevano le ginocchia, dice, io l'ho visto perché Carlo Magno aveva un elefante che tutti potevano vedere. Quindi questo ci dà un elemento molto importante, diremmo preterintenzionale, perché lo scopo di Dicuil non è di
raccontare dell'elefante di Carlo Magno, ma parlare delle ginocchia degli elefanti, ecco, però ci spiega che Carlo Magno rendeva pubblico i suoi elefanti. Quindi io penso che probabilmente vicino ad Aquisgrana, forse nella riserva di caccia che c'era vicino ad Aquisgrana, che è una cosa un po' diversa da un giardino paradisiaco, ci fosse l'elefante e i sudditi di Carlo Magno lo potessero vedere. Anche se poi noi purtroppo cosa accade a questo elefante sappiamo poco. Sappiamo che questo elefante mantenne, questo è molto importante, il nome che gli aveva dato Harun al-Rashid, e cioè Abul Abbas. Un nome anche sul quale molto si è discusso, ma che, secondo la maggior parte degli storici, rimanda al capostipite della dinastia di Harun al-Rashid. Quindi era come un modo per dire ricordati chi ti ha mandato questo regalo. E significativamente Carlo Magno non gli cambia il nome, mantiene alla sua corte un elefante con un nome arabo. E anche questo, secondo me, poco si possiamo dire, confà con una tesi del giardino paradisiaco, perché sarebbe stato strano, ecco, che un elefante all'interno di un giardino paradisiaco avesse avuto un nome arabo. E ecco, dicevamo, non sappiamo niente, sappiamo che questo elefante morì nell'810. E morì, e anche qui purtroppo la sua morte viene riportata in una frase sintatticamente un po' ballerina degli Annales Regni Francorum, che quindi può essere interpretata in maniera un po' diversa. Secondo alcuni studiosi, egli era al seguito di Carlo Magno. Carlo Magno nell'810 fece una, possiamo dire, l'ultima sua impresa militare contro i danesi, che avevano invaso il territorio settentrionale. E è proprio all'interno di questa spedizione, o nel contesto di questa spedizione, che morì l'elefante. L'810 è un anno tragico, possiamo dire l'810, per la morte anche di familiari di Carlo Magno, e anche perché si diffuse in tutta Europa una sorta di... possiamo dire una malattia, no? Oggi noi sappiamo quanto siano drammatici queste diffusioni, e secondo alcuni studiosi forse si trattò di peste bovina. Fatto sta che molti animali morirono, e c'è chi ritiene che forse anche lo stesso elefante di Carlo Magno sia morto nel contesto di questa pandemia, chiamiamo questo elemento che ci richiama all'oggi. Però ecco, noi sappiamo che l'elefante rimase alla corte di Carlo Magno per 8 anni, era arrivato nel 802 e morì nell'810, e quindi riuscì a sopravvivere al difficile clima di Aquisgrana. Ecco, e con questa morte, ecco, e ultimissima cosa, diciamo, ricordiamoci che poi il ricordo dell'elefante di Carlo Magno è per molto tempo è stato messo da parte, perché quando Carlo Magno nel pieno Medioevo è stato reinventato come il grande paladino cristiano che combatte contro i Mori e i Saraceni, e naturalmente non era più funzionale al racconto, e quindi è stato, possiamo dire, riscoperto in tempi relativamente recenti, più propensi a apprezzare, diciamo così, un multiculturalismo. Bene, io direi che è stato estremamente esauriente, anzi ci ha invogliato e invoglierà tutti i nostri video ascoltatori, utenti, ad andarsi a comprare il libro, anche perché, come abbiamo detto all'inizio, costa veramente poco e ne vale la pena. E perché è una fotografia di un momento particolare della storia medievale europea, a cavallo tra Bisanzio e la nascita dell'impero carolingio in Europa e i rapporti tra Oriente e Occidente. Quindi c'è dentro un po' di tutto, e secondo me riscuote interesse anche per come probabilmente è stato scritto, visto il modo in cui è stato esposto. Io non posso far altro che ringraziare Giuseppe Albertoni, ricordare il titolo, L'elefante di Carlo Magno, il desiderio di un imperatore, edito dal Mulino, correte in libreria ad acquistare il libro, e noi vi salutiamo ricordandovi che potete continuare a seguire le nostre video presentazioni dal nostro canale YouTube e dal nostro sito www.italiamedievale.org.
Grazie ancora e spero avremo altre occasioni per incontrarci di nuovo, magari in presenza. Anch'io la ringrazio moltissimo per questa opportunità e ringrazio chiunque abbia interesse di ascoltare questa mia presentazione. E a presto, spero. Grazie. Can't take it, it's a boy, you know.